Per esprimere la nostra complicità e la nostra solidarietà a Fabio e a tutti gli altri arrestati per le giornate appunto del G20 ad Amburgo. In quei giorni anche noi siamo stati ad Amburgo insieme alle migliaia di persone che per 3 giorni hanno messo sotto scacco il sistema organizzativo del G20, del G7. Il processo a Fabio, il processo a Fabio rappresenta la ricerca di un capro espiatorio per il fallimento politico e organizzativo del G7 di Amburgo. Ed è importante anche ora che comunque Fabio è uscito dalla galera, è importante comunque rimanere e mantenere alta l'attenzione su quello che accade ad Amburgo, perché il processo e i processi che verranno fatti a Fabio e ai compagni arrestati è il processo della nostra libertà di manifestare anche in maniera radicale il nostro dissenso nei confronti di quello che ci viene imposto dall'alto. Ed è il processo anche a chi decide e vuole mettere in gioco anche il proprio corpo e non crede che sia sufficiente una firma o una nuova lista per cercare di cambiare le cose. Grazie.